Il sensazionale 1956, con tutte le ricadute, alcune delle quali avvertiamo ancora dopo mezzo secolo, questo voglio sempre ripeterlo, è nato e maturato almeno a partire dal 1953, vale a dire con la scomparsa di Stalin. Pochi mesi dopo il 20° congresso, quando si diffondono le rivelazioni, si mette in moto la catena delle reazioni e degli affetti collegati e collaterali. C'è una prima insurrezione istituzionale a Berlino, pochi mesi dopo i funerali del generalissimo Stalin. Vecchi protagonisti poi sono messi in disparte, appaiono nuovi, che spesso sono comunisti cacciati, qualcuno ha anche finito in prigione sotto la gestione di Stalin. Sono i nuovi dirigenti del post-stalinismo. Si avverte in tutto l'est europeo la ripulsa del modello del socialismo moscovita, la gente rivendica indipendenza e democrazia e diritti civili. La denuncia di Stalin produce squilibri anche in un altro scacchiere del mondo. Dopo la nazionalizzazione del canale di Suez, nel momento della crisi ungherese, la Gran Bretagna e la Francia, in sintonia con Israele, sferrano l'attacco contro l'Egitto. Gli Stati Uniti hanno una visione diversa. La vicenda finisce con l'indebolimento di Roma e di Parigi. Washington rafforza la sua posizione invece nel vecchio continente. Flussi, ondate, periodi non coincidono con le scadenze annuali del calendario. L'epicentro dei fatti che raccontiamo è dunque veramente il 56, ma per capirlo, tuttavia, è indispensabile calarlo nel contesto dell'intero periodo con uno sguardo alla maturazione e un altro sguardo alle conseguenze. Parliamo in questi giorni del 20° congresso del Partito Comunista Sovietico e delle conseguenze che ha prodotto e della storia che oggi si vede un po' diversamente di quanto non si potesse vedere qualche anno fa. C'è in atto un certo revisionismo, ma qui è un revisionismo corretto, altri revisionismi non lo sono. Non tutti i revisionismi della storia sono benevoli, spesso si permettono l'esame di un fatto staccato dal contesto, dal tessuto politico del periodo e dal clima e dalla tonalità del momento. Il revisionismo spesso si compiace a rovesciare giudizi ormai comunemente accettati solo per la gioia di chi ha interessi a operare questa revisione, ma ci sono anche coloro che ci guadagnano sopra, confidando nell'assenza di una memoria storica. Per fortuna i giudizi sul 20° congresso sono abbastanza fermi. Semmai si discute se la vittoria militare, il trasferimento della maggiore parte della popolazione dalla campagna alla città, con la promozione sociale, permettono un bilancio razionale, o se le vittime della dittatura esigono soltanto la condanna. È un problema che si presenta in tutte le vicende storiche. Mi sembra che ora possiamo parlare di uno dei personaggi centrali legato appunto a questa vicenda del giudizio sul periodo. Penso a Stalin, era un mostro, un fenomeno da baraccone che imperversava quasi per errore nel XX secolo invece che nel Medioevo, o invece era un grande condottiero che ha vinto la guerra. O era tutto ciò e qualcosa di più o qualcosa di meno? Giorgiano scopre il nazionalismo con un secolo di ritardo, poi diventa perfino nazionalista panrusso per applicare ad un impero enorme, bicontinentale, ai margini dell'Europa e incuneato nell'Asia uno stile asiatico nel gestire il paese. I grandi generali sovietici gli negano la statura di condottiero, soprattutto il più versatile di loro, Zhukov, il quale conclude che solo dopo Stalingrado e dopo mesi e mesi di sconfitte, Stalin impara dai suoi ufficiali qualcosa circa la strategia e circa la condotta in battaglia. Se tuttavia dobbiamo cercare un avversario di Hitler nella seconda guerra, non si può non ricordare Stalin. A Teheran, a Yalta, in occasione dei vertici con gli alleati, gioca alla pari. Lui, contadino georgiano, avendo di fronte Churchill e Roosevelt, i due giganti della politica del XX secolo, poi anche Truman, e in qualche schermaglia riesce ad avere la meglio.
Quando in un modo sconsiderato inaugura la politica dell'industrializzazione forzata a scapito dell'agricoltura, Stalin crea le basi di un potente esercito di trattoristi che non molti anni più tardi velocemente sono trasformati in militari, con i loro trattori a loro volta trasformati in carri armati. Fermeranno l'avanzata dell'esercito tedesco. Con questo per oggi avremmo finito. Grazie dell'attenzione e speriamo che domani possiamo continuare a raccontare. E ormai girando intorno al 20° congresso del Partito Comunista Sovietico, ora non possiamo non esaminare la figura centrale che in fondo aveva prodotto tutti questi sommovimenti di Giuseppe Stalin. Alle 8 della sera, 1956, Khrushchev contro Stalin, di Demetrio Volcic. Regia di Carlotta Zanini, a cura di Angela Zamparelli. Alle 8 della sera, @rai.it. www.radio2.rai.it.